La storia dell'industrialismo è sempre stata una continua lotta contro l'elemento animalità dell'uomo, un processo ininterrotto, spesso doloroso e sanguinoso, di soggiogamento degli istinti a sempre nuove, più complesse e rigide norme e abitudini di ordine, di esattezza, di precisione, che rendano possibili le forme sempre più complesse di vita collettiva che sono la conseguenza necessaria dello sviluppo dell'industrialismo. Tuttavia esso viene fatto e non ammazza spiritualmente l'uomo. Quando il processo di adattamento è avvenuto, si verifica in realtà che il cervello dell'operaio, invece di mummificarsi, ha raggiunto uno stato di completa libertà. Si è completamente meccanizzato solo il gesto fisico. La memoria del mestiere, ridotto a gesti semplici, ripetuti, con ritmo intenso, si è annidata nei fasci muscolari e nervosi, che ha lasciato il cervello libero e sgombro per altre occupazioni. Gli industriali hanno capito benissimo questa dialettica insita nei nuovi metodi industriali. Essi hanno capito che gorilla ammaestrato è una frase, che l'operaio rimane purtroppo uomo e persino che egli, durante il lavoro, pensa di più o perlomeno ha molte maggiori possibilità di pensare, almeno quando ha superato la crisi di adattamento e non è stato eliminato. E non solo pensa, ma il fatto di non ottenere soddisfazioni immediate dal lavoro lo può portare a un corso di pensieri poco conformisti. La miseria del Sud era inspiegabile storicamente per le masse popolari del Nord. Esse non capivano che l'unità non era avvenuta su una base di uguaglianza, ma come egemonia del Nord sul Sud. Cioè che il Nord concretamente era una piovra che si arricchiva alla spesa del Sud. Il suo incremento economico-industriale era il rapporto diretto con l'impoverimento dell'economia e dell'agricoltura meridionale. Molti pensavano che le cause della miseria del Sud non fossero esterne, da ricercarsi nella condizione economico-politico oggettive, ma interne, innate nella popolazione meridionale. Tanto più che era radicata la persuasione della grande ricchezza naturale del terreno. Non rimaneva che una spiegazione. La loro barbarie e la loro inferiorità biologica. Queste opinioni già diffuse furono consolidate e addirittura teorizzate, assumendo la forza di verità scientifica. Si ebbe così una polemica sulle razze,
rimase la credenza della superiorità del nord e dell'inferiorità del sud. Che il sud fosse una palla di piombo. È la convinzione che più grande progressi la civiltà industriale moderna avrebbe fatto senza questa palla di piombo. Odio di indifferenti, credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abollia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera. È la materia brutta che strozza l'intelligenza. Alcuni piagnucolano pietosamente, alcuni bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anche io il mio dovere, se avessi cercato di fare valere la mia volontà, sarebbe successo quel che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro pianisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro di come ha svolto il compito che la vita gli ha posto, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inusurabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.